Vorrei semplicemente ricordare che molti, con la chiusura degli ospedali psichiatrici 36 anni fa, noi oggi abbiamo concentrato tutta l'assistenza psichiatrica essenzialmente sul territorio, così come la 180 prevede, con la creazione dei dipartimenti di salute mentale, dei centri di salute mentale. Il problema è per tante famiglie che si sono occupati dei loro figli, soprattutto genitori che sono ultra settantenni, ultra ottantenni, pensare al dopo di noi per persone che hanno bisogno anche di avere, come dire, di acquisire una capacità di autonomia. Per questo queste, più che case famiglie, noi le chiamiamo sostegno all'abitare, ovvero in autonomia, perché vogliamo portare queste persone a riprendere una vita normale, a reinserirsi nel contesto sociale di appartenenza, a recuperare cioè una vita, una qualità di vita che possa essere tale anche per il futuro. Queste due strutture ospiteranno tre persone, tre maschi, e l'altra struttura tre femmine. Ma questo è solo l'inizio, a mio avviso, perché di strutture come queste noi dobbiamo pensare di realizzarne almeno, dico io, almeno altre 10, perché la domanda che noi abbiamo a livello territoriale è tale che ci deve far porre questo problema. Dobbiamo, ripeto, modificare anche la visione dell'assistenza psichiatrica. Noi qui abbiamo organizzato, quindi insieme con i comuni e insieme con l'associazione Insieme Oggi per il Futuro, quindi ci siamo coordinati così come è nel progetto, quindi da una parte c'è il comune che ci aiuta a pagare l'affitto e ci dà anche l'assistenza domiciliare, poi c'è il Dipartimento di Salute Mentale che si occupa per la parte clinica e per la parte riabilitativa con il centro diurno, e poi c'è l'Associazione dei Familiari che è risultata vincitrice anche per un avviso che è stato fatto, che si occupa della parte logistica di questa struttura. Questo significa che i familiari in qualche modo sono coinvolti anche, è come uno sgabello a tre piedi, dove tutti e tre i piedi sono fondamentali perché lo sgabello possa reggere il peso di chi si siede. Allora noi dobbiamo fare in modo che queste strutture, ripeto, siano l'inizio di una nuova era anche di assistenza psichiatrica. La nuova era che vuol dire pensare in termini diversi, in termini nuovi, ad una situazione dove non bastano più solo le medicine. Non si può andare avanti, ma dobbiamo dare dignità alle persone, che devono sentirsi persone a tutti gli effetti, sradicando quello che noi chiamiamo lo stigma, cioè il marchio della malattia, che purtroppo ancora oggi nella nostra cultura è molto diffuso. L'importanza di questo progetto è stata ovviamente sottolineata dai due comuni appartenenti al piano di zona, che provvedono al finanziamento del programma e al pagamento dell'affitto per le due abitazioni. Entusiaste in questo senso le parole della vice sindaco di Pomezia Elisabetta Serra e del primo cittadino rutulo Luca Di Fiori. È un traguardo, come ho detto anche nel mio intervento, è un percorso iniziato diversi anni fa, di cui rendiamo giustamente il merito alle amministrazioni che ci hanno preceduto, ma che ci inorgoglisce di aver portato comunque sia a compimento in una collaborazione col Comune di Ardea, che diventa sempre più una nuova idea di vivere le questioni legate al sociale di distretto, e quindi i piani di zona, il nuovo regolamento dei servizi sociali, i prossimi progetti futuri che vengono pensati proprio in quest'ottica nuova, non più due comuni vicini ma un unico distretto che pensa a quello che sono le necessità del proprio territorio. Non dobbiamo fermarci a questo. Quello che è emerso dall'analisi tecnica fatta dai responsabili delle ASL è che il tempo tra l'approvazione del progetto e la realizzazione ha impiegato circa 10 anni. Quindi dobbiamo fare in modo che questo nuovo piano venga attuato in tempi brevi, che la Regione ci sia vicino per quelli che sono i fondamentali finanziamenti, in modo da poter partire e dare un minimo di servizio su questo territorio. Questo è secondo me un fiore all'occhiello dell'intera comunità, non soltanto di Ardea, ma di Ardea Pomezia, perché è un progetto insieme. Io spero che a breve andremo ad aprire l'Alzheimer a Colle Romito,
parlavo appunto con il responsabile delle ASL, Fabrizio D'Alba, proprio per fare un incontro venerdì su quella che io la chiamo la piccola casa della salute che il Comune di Arde si è costruito da solo a Via dei Tassi. Quindi ci sono tutti questi progetti, dobbiamo metterli in campo insieme al nuova ambulanza che ci ha donato la Regione, 918, per dare un doppio servizio ai nostri cittadini. Fondamentale per l'avvio delle due case famiglia il contributo dell'associazione Insieme Oggi per il Futuro. Proprio a nome di questa associazione e per l'importanza di questo progetto, Romano Parrucci ha rivolto un appello ai presenti, in particolare alle istituzioni, affinché questo programma abbia un seguito e divenga sempre più una realtà consolidata. Una cosa vorrei approfittare di dire, visto che qui abbiamo le massime autorità della ASL e dei comuni, che sarebbe un delitto, doppio delitto, sarebbe un doppio delitto che è partita questa cosa e abbiamo finanziamenti per 2 anni. Questo lo dico perché nei futuri piani di zona devono essere inseriti il proseguio di questo, perché noi per partire con questo qui abbiamo speso, come per arredarla e farla partire, al di là dei soldi che i comuni danno per le affitte e per le spese, 10.000 euro. 10.000 euro li abbiamo voluti spendere. Io voglio ripetere il ringraziamento a Fabrizio e all'associazione di Chiara e Francesco. Senza i loro 5.100 euro per comprare le camere, la sala e la cucina non ce l'avremmo fatta. Però comunque 10.000 euro spesi, perché dice parli di soldi? Anche i soldi fanno parte delle cose per far star bene la gente. E sarebbe un peccato che vanno a finire, cioè investire. Quindi assolutamente ci deve essere un impegno totale perché queste cose vanno avanti nel tempo, anche perché, come ricordava Edoardo, per ogni ragazzo che sta qui, tra assistenti sociali eccetera, ci va a parlare dei soldi, sì, perché meno soldi si spendono, più soldi si hanno a disposizione per aprire altre strutture di questo genere, quindi averne in continuazione. Non con quello che spendiamo per tenere qui 3 ragazzi e 3 ragazze, quasi ci costa quanto tenere un ragazzo in una comunità tradizionale a tempo pieno. Comunità che hanno la loro importanza, perché quanto uno ha un disagio mentale e grave, è bene che ci sia la comunità strutturale, quella ufficiale. Ma dopo un po' di tempo che si è lì, si comincia a star bene, perché dobbiamo togliere a queste persone la possibilità di tornare, andare a farsi la spesa la mattina, a vivere per conto loro? Naturalmente sempre seguiti dalle persone che devono essere seguite. Alle preoccupazioni di Romano Parrucci è arrivata la risposta dal dirigente dell'area servizi alla persona del comune di Ardea. Giovanni Cucuzza ha infatti spiegato in quale sfera di servizi rientri la casa famiglia e quale sarà il futuro per questo progetto. Io mi occupo del coordinamento del piano di zona, dell'ufficio di piano dei comuni di Arde e Pomezia della RMH4 e abbiamo lavorato per tanti anni su questo progetto e abbiamo finalmente trovato una soluzione adeguata grazie appunto alla collaborazione di tanti che hanno voluto in maniera autonoma, dando dimostrazione di grande solidarietà, facendo sì che questo progetto prendesse forma. Intanto do subito una risposta alla domanda che è stata fatta dalla giornalista prima e anche al presidente dell'associazione. Il piano di zona ormai è stato strutturato da parte della regione come un piano di zona dove vengono inseriti dei servizi che intanto in quanto vengono inseriti nel piano di zona diventano livelli essenziali. Ciò vuol dire che tutti i servizi che sono stati inseriti all'interno del piano di zona, e anche questo è stato inserito, è un livello essenziale, quindi non più rimovibile. Quindi sono come l'assistenza domiciliare, come il servizio di segretariato sociale, sono dei servizi che diventano fissi. Quindi è una cosa che, questa è una cosa molto importante, non c'è più da doversi preoccupare. Sostegno all'abitare, ha spiegato il dottor Buono, psicologo e responsabile del centro diurno, è un piano così importante perché in sé racchiude tutte le componenti fondamentali della terapia riabilitativa. È un progetto con cui ci stiamo confrontando da diversissimi anni, sembra
importante, perché in qualche modo ricostruisce un po' tutto quello che sono i protagonisti della riabilitazione, quindi il contributo in questo caso determinante dei familiari, il nostro contributo come servizio sanitario e in più la partecipazione dei comuni. Quindi è un'esperienza che speriamo possa essere diciamo l'inizio di una stagione nuova anche di fare riabilitazione e assistenza nel campo della psichiatria, perché restituisce al territorio e alle comunità le persone che hanno avuto delle difficoltà. Come centro diurno parteciperemo attivamente, nel senso che la casa famiglia si interfaccerà col nostro centro diurno, con le attività e tutto ciò che riguarda anche la gestione poi degli eventualmente inserimenti lavorativi o altre iniziative. Durante l'inaugurazione della struttura, il dottor Fabrizio D'Alba, direttore generale ASL RMH, ha parlato di un nuovo modo di pensare la sanità e che può dare una spinta in avanti a questo settore grazie alla collaborazione tra le diverse parti. È chiaro che la nuova sanità passa attraverso una partecipazione di tutti i soggetti interessati, quindi sia le istituzioni che le associazioni. Evidentemente però non deve essere una partecipazione formale, ma deve essere una partecipazione sentita. E il collante deve derivare dalle associazioni, dall'amore che li spinge. A noi che siamo operatori del settore, intanto dalla professionalità e la dedizione. Solo con questi collanti anche queste forme di collaborazione possono passare da una forma formale, da un passaggio formale a un momento sostanziale. Quindi dobbiamo dare tutti i valori aggiunti in questi momenti di reale difficoltà dei sistemi di welfare, quindi non solo quelli sanitari ma anche quelli assistenziali e sociali. Quindi solo attraverso una partecipazione reale potremmo realmente far nascere altre iniziative come queste, che sono il futuro del nuovo modello di presa in carico. Della stessa opinione anche il direttore sanitario Narciso Mostarda, che ha sottolineato quanto di buono si possa fare guardando anche fuori dal settore sanitario, facendo riferimento al mondo dell'associazionismo e del volontariato. Sì, è indiscutibile che ormai in questo paese noi abbiamo bisogno di un sistema di welfare almeno a tre gambe. Una è la sanità pubblica, l'altro sono gli enti locali e il terzo, io direi ingiustamente chiamato terzo settore, quasi come fosse l'ultimo, ma è quello delle associazioni no profit, anche del privato sociale. Ecco, l'insieme di questi tre segmenti può generare percorsi virtuosi. L'Italia da questo punto di vista, e la salute mentale in Italia da questo punto di vista, è molto avanti, anche se ancora a macchia di leopardo. Io spero che la macchia di leopardo della Roma H diventi un leopardo intero.